Ci troviamo in località Pracenzi al Prosecco Nordic, che fa parte del circuito Giro Nordic. Siamo in compagnia di un giudice di gara, Stefano Destro. Allora Stefano, qual è il metodo di valutazione di una gara come questa? Allora, innanzitutto dobbiamo controllare che i concorrenti eseguono una tecnica adeguata, soprattutto chi partecipa alla sprint non deve correre e deve fare un movimento adeguatamente completo di bastoncini. Poi per quello che riguarda il premio tecnica, allora noi dobbiamo controllare i fondamentali della tecnica, cioè la chiusura della mano in fase di bastoncino avanzato, un movimento molto ampio, la postura retta, la mano aperta quando il bastoncino viene rilasciato dietro al corpo e un'ampiezza di movimento molto significativa. Questi sono i principi fondamentali del Nordic Walking. Siamo in compagnia di Paolo Gaio, uno degli organizzatori di questo evento. Allora, qual è il lavoro di organizzazione che c'è dietro a questa manifestazione? Beh, ci sono un paio di mesi sicuro di lavoro, un po' reso difficile dalle condizioni meteo che quest'anno sono state veramente dure e ci hanno impegnato tantissimo sul percorso. Basti pensare che ieri abbiamo avuto due persone con la motosega che hanno lavorato tutto il giorno per tagliare piante cadute, e quindi è stato un lavoro abbastanza impegnativo. Siete soddisfatti dell'affluenza che arriva ogni anno in questo luogo? Beh, in realtà è il primo anno che proponiamo questa corsa in questo periodo, perché di solito era luglio, però a causa del troppo caldo del mese di luglio abbiamo preferito spostarla. E siccome il percorso è praticamente tutto sterrato, abbiamo fatto delle piccole modifiche e abbiamo proposto per la prima volta questo trail corto, questo short trail, che sta avendo un discreto successo anche come competitiva, in quanto abbiamo superato adesso i 50 partecipanti. Voglio fare un ringraziamento particolare ad uno dei collaboratori di Giro Nordic, che è la prima End Web per Swiss Gold, che quest'anno mette in premio un riconoscimento per chi si sarà ben comportato dal punto di vista umano, umanistico, durante queste manifestazioni sportive, il contesto Giro Italia Nordic Walking, mettendo appunto in palio il premio Fair Play. Il premio Fair Play, noi avremo 15 giudici di gara che durante l'arco delle 5 manifestazioni previste stabiliranno a ogni fine gara dei nominativi che potranno essere prescelti e tra i quali ad ottobre, a fine ottobre, alla gara di Segusino verrà naturalmente selezionato il più meritevole dal punto di vista sportivo, che si sarà comportato nella maniera migliore dal punto di vista sportivo appunto. Possiamo anche dire in cosa consiste il premio? Sì, abbiamo il piacere appunto che la prima End Web della Swiss Gold ci mette a disposizione un lingotto d'oro, un piccolo lingotto d'oro appunto da consegnare non soltanto in forma, diciamo così, simbolica, ma anche in forma materiale a colui che appunto sarà stato il ragazzo o la ragazza d'oro di questa edizione di Giro Nordic. Abbiamo preso al volo un partecipante di questa gara, siamo in compagnia di Luigi Trangoni. E dove sei, Luigi? Da Pieve di Soligo. Come mai hai scelto di partecipare a questa manifestazione? Ma partecipo quasi sempre, tutte le domeniche. Ho letto anche di questa, bellissima corsa, per cui sono qua. Fai parte di un gruppo sportivo? No, sono un corridore della domenica. Abbiamo il vincitore della 12 km, il valdobbiadenese Andrea Frezza. Complimenti, com'è stato questo percorso? Grazie di cuore, di complimenti, è stato bellissimo. È sempre bello vincere nella mia terra, che sono legato alla nascita, anche se da qualche anno per esigenze di lavoro sono a Spresiano, perché lavoro a Treviso. Sono contentissimo, dedico la vittoria alla mia famiglia, ai miei genitori. È un bellissimo percorso, bravi tutti quanti. È stato bello anche dover collaborare anche per il discorso del sociale. So che è una parte della somma va anche all'asilo e sono contentissimo e grazie mille ancora. Un saluto a tutti i valdobbiadenesi, ai miei compaesani. E ho visto un bel gesto da parte tua, che sei andato incontro a quelli che sono arrivati dopo di te, quindi un segno di solidarietà tra gli sportivi. Sono contento perché anche loro hanno fatto tantissima fatica e sono contento anche molto per loro. Bravissimi tutti quanti, anche l'organizzazione, un grande complimenti anche all'organizzazione. Abbiamo con noi la prima arrivata tra le donne a questa gara. Marisa Ferronato arriva da Crocetta del Montello. Marisa, com'è stata questa gara?
bella, ben segnalata, impegnativa e no, è divertente anche perché sei stata in mezzo alla natura ed è stato molto bello anche l'intorno, il vedere i ponti, l'acqua, un po' tutto, è stato molto bello, divertente. Fai parte di qualche gruppo sportivo? Sì, a 10 metri in Sarnaglia, e sì, un buon gruppo, ci divertiamo a fare queste cose. Noi lo conosciamo già, è stato vincitore anche l'anno scorso, si conferma campione del Giro Nordic anche quest'anno Antonello Favero. Com'è stato rispetto all'anno scorso questo percorso? Percorso semplice, però l'ho preso un po', ho sbagliato un po' sulla tecnica, puntavo alla velocità e te, però sono stanco. Ho fatto domenica il race a Tivoli, però sono entrato sul parco del Piave, sentire il silenzio mi ha caricato, il rumore, il singolo tiro, gli uccellini, fantastico. Sono andato avanti e sono arrivato, mi a stringere e crederci, sempre crederci.